Ragazzi, buongiorno, come sempre Never Give Up, vi do il benvenuto sul mio canale Soluzione Joe Fitness. Io sono Gio Ametrano, oggi ho anche la cartellina con il logo. Oggi parliamo dello zucchero, di tutti coloro che vogliono rimanere in forma cercando di limitare al massimo il numero di calorie. Si va al bar, si prende il caffè e si prende magari il dolcificante o lo zucchero di canna, credendo che sia meno dannoso e meno calorico rispetto allo zucchero più raffinato. Ecco, dal punto di vista proprio scientifico, lo zucchero di canna non è meno calorico rispetto a quello raffinato e non fa meno male. Si può parlare diciamo, se lo zucchero raffinato e lo zucchero di canna facciano male o meno, però nel momento in cui si decide di prendere lo zucchero, ovviamente è la stessa cosa uno o l'altro. Mentre per il dolcificante contiene aspartame e quindi è 180 volte più dolce rispetto allo zucchero normale. Ecco perché un quantitativo minore, diciamo, si ha un'efficacia addirittura superiore allo zucchero raffinato. Quindi, se noi consideriamo a parità di quantitativo, quasi tutti hanno lo stesso potere calorico. Diciamo, il dolcificante invece è meno calorico, molto meno calorico, perché se ne utilizza di meno. Basterebbe quindi utilizzare meno zucchero normale e quindi evitare il danno che potrebbe creare l'aspartame sul nostro corpo. Zucchero di canna, il comune zucchero di canna non è zucchero di canna. Se volete trovare lo zucchero di canna, ha una composizione completamente diversa, la troverete nei supermercati e costerà un po' di più, ma l'effetto è lo stesso. Quindi, ragazzi, io vi consiglio di mangiare bene ed evitare di fare i fanatici al bar utilizzando questi piccoli espedienti, perché poi alla fine non sono le 30-40 calorie in più che ingerite durante la giornata a fare la differenza. Ma la differenza la fa quello che mangiate a tavola, quello che mangiate fuori dai pranzi principali, se utilizzate le merendine, i biscotti, prodotti molto grassi. Ho visto gente che in sovrappeso di 20 kg, 10 kg, notevolmente in sovrappeso, mangia qualsiasi cosa e poi a fine pranzo, no, il caffè lo prendo col dolcificante. Che senso ha? A quel punto rovinati. Allora ragazzi, eccoci al momento dell'esperimento. Io ho provato a farlo, ma in realtà dalla telecamera non si evince moltissimo, quindi fatelo voi. Prendete lo zucchero normale e poi prendete lo zucchero di canna che trovate in qualsiasi bar. Mettetelo sul tavolo, poi con un cucchiaino schiacciate quello di canna, quello più scuro, e vi renderete conto che dopo 2 secondi che state schiacciando in maniera anche abbastanza, neanche tanto forte, diventerà chiaro come lo zucchero, normale. Quindi, ragazzi, lo zucchero di canna che trovate nei bar non è zucchero di canna, ma è zucchero raffinato tostato per prendervi in giro. Non lasciamoci prendere in giro e dobbiamo essere artefici del nostro destino, dobbiamo fare le cose con consapevolezza. Quindi, la prossima volta evitate di farvi dare la bustina di zucchero di canna, perché noi sappiamo da oggi che non è di canna. Al massimo si potrebbe pensare a un caffè senza zucchero. Ecco, in quel caso là magari i puristi del caffè lo prendono senza zucchero perché dicono: io voglio sentire il vero gusto del caffè, e allora a quel punto lì ci può stare. Ma il senza zucchero non è per una questione di avere meno calorie. E ovviamente meno calorie, ma il motivo per il quale tu devi prendere il caffè senza zucchero non è tanto quello, ma è più che altro perché magari lo zucchero fa male, potresti avere più benefici da quel punto di vista. Ma per recuperare le calorie ingerite nello zucchero col caffè, basterebbe magari prendere meno caffè, mangiare bene, perché altrimenti tu cosa fai? Prendi il dolcificante, poi ne prendi 10 di caffè, a quel punto ne prendi due normali. E finisce la storia. Cioè, prendere il dolcificante al bar è come un palliativo, è colui che vuol far vedere agli altri che segue una corretta alimentazione. Ragazzi, ma quello che denota se voi mangiate bene o meno è il vostro aspetto fisico, perché tutto il resto sono chiacchiere che non interessano a nessuno e che lasciano il tempo che trovano. Puoi anche mangiare bene, perfettamente, dici tu,
ma poi non è un risultato eclatante dal punto di vista fisico, tutto quello che dici viene meno perché non supportato da quello che poi la realtà dimostra. Io personalmente prendo lo zucchero nel caffè, ma ne metto proprio una puntina, proprio secondo me un quarto del quantitativo della bustina. Ed è quello, secondo me, il miglior modo per poter ovviare al numero di calorie ingerite con la totalità della bustina. Quindi prendete 4 caffè, ogni caffè con un quarto di bustina, alla fine della giornata ne fate una bustina del valore di 20-30 calorie. E non mi sembra che 20-30 calorie possano fare la differenza tra chi si allena e ottiene risultati e chi magari si allena e non ottiene risultati. La differenza la fa quello che mangiate. Tra le stupidaggini che spesso sento dire in un bar è la richiesta del mezzo cornetto. Vi è mai capitato? Mi dia il mezzo cornetto? No, guardi, non c'è. Ah, peccato. Vabbè, allora guardi, le prendo un cornetto intero e glielo taglio a metà. Allora gli mette le due metà? E poi se le mangia entrambe. Se state seguendo un'alimentazione controllata, evitate il cornetto. Prendete qualcosa che vi possa dare la possibilità di fare uno step successivo verso la strada del vostro miglioramento. Chiedere il mezzo cornetto è come una persona che vuole attraversare la strada, fa un passo ma poi ritorna indietro. Non si ottiene mai nulla con le mezze misure. O bianco o nero, o fai lo sgarro o non lo fare. Continua ad alimentarti bene. La mattina, quando andrai al bar, invece del cornetto, prendi il caffè e 30 grammi di proteine e vedrai che andrai alla grande. Non prenderti in giro. Io credo che nella maggior parte dei casi, se andassimo ad analizzare l'alimentazione di ognuno di voi, ci sarebbero tante piccole défaillance durante tutta la giornata che, se valutate con attenzione, potrebbero davvero fare la differenza ed evitarvi di pagare, magari farvi fare lunghi digiuni o di farvi eliminare totalmente la pasta. Certe volte bisogna essere un po' intelligenti, mangiare il giusto, ma evitare le cose che possono danneggiarvi. Lasciate un like su questo video, incominciate a seguirmi su questo canale, Never Give Up!